Buongiorno, oggi siamo in Caiada, siamo già stati qui una volta per andare a salire su Alzervoi e siamo in compagnia di Emanuele, Andrea e Simone. Siamo qui con l'intenzione di fare un percorso ad anello e vediamo un po' cosa ci riesce fuori perché si sviluppa in un piccolo tratto fuori dai sentieri, quindi vedremo un po' cosa troveremo. Adesso siamo arrivati al bivio, da qui inizia e finisce il nostro anello. Noi torneremo domani lungo questa strada che avete già visto probabilmente in un altro video sul canale. Ora inizieremo a salire lungo questa strada forestale verso Casera Caneva. Il sentiero oramai non è più una strada forestale, ora siamo su un sentiero vero e proprio, comunque le bollinature sono presenti sugli alberi, quindi è facilmente localizzabile. È un po' più ripido quello sì adesso rispetto al tratto di strada, comunque insomma bisognerà anche salire in qualche modo, no? Noi seguiremo le indicazioni per il sentiero Rifugio Settimo Alpini, ma ci fermeremo molto prima di Forcella Pispilon. Ora siamo arrivati a un bivio, da qui si arriverebbe a Forcella Caneva. Abbiamo cambiato idea, andremo verso Forcella Tanzon. Andremo su per di qua e poi valutiamo un po' di cosa fare. Via! Si sta aprendo una vista anche verso il Friuli, davvero bello. E lì c'è la nostra Forcella. Siamo arrivati a Forcella Tanzon, finora non abbiamo avuto copertura telefonica, adesso tutto su un tratto è arrivata un'ottima copertura con anche rete dati. Ora vi faccio vedere un po' dove siamo. Lì c'è la cima del Zervoi dove andremo dopo. Qui davanti a noi abbiamo il Monte Serva, con questa luce non si apprezza al massimo, magari stasera. Laggiù vediamo la Valbelluna e un po' di quello che sono le Prealpi. Di qua abbiamo i validi escursionisti e là dietro il Pelf. Allora, adesso ci stacchiamo fuori dai sentieri, iniziamo ad andare lungo quello che è questa dorsale fino ad arrivare su Alzervoi. Vediamo un attimo come riusciamo a spuntarla. Qui non ci sono sentieri, andiamo in interpretazione.
questo non è un sentiero, mi raccomando, non fatelo a casa. Comunque laggiù di sotto dovrebbe esserci fondovalle. Sempre change con Matteo. Sì, è vero, più di una volta. Adesso siamo su questo sentierino, se vogliamo chiamarlo. Siamo quasi arrivati a un punto un po' meno selvaggio e vedremo come cavalcare la dorsale, vediamo da che parte ci conviene salire. Ecco qua i tre malcapitati avventurieri. Era prevista l'arrampicata. Più o meno, dai. Allora adesso da qui siamo arrivati in Forcella, saliamo su in qualche modo per guadagnarci la cresta che poi ci porterà su a Zirvoi. Abbiamo trovato un piccolo canalino e qua si sale molto meglio che non su erba. Si sale su dritto per dritto in questo canalino, una vista eccezionale, davvero giornata fortunatissima. Guarda, mi faceva notare Andrea giustamente che il canale è uno sguardo dall'alto. Ma per noi oggi è dal basso verso l'alto. Si sale. In qualche modo lo zaino se ne sta fermo. Siamo venuti fuori da questo canalino qui. È stato molto comodo perché l'intera salita ripida che abbiamo fatto l'abbiamo fatta all'ombra. Ora siamo in cresta e la parte più facile ci aspetta. Ecco un escursionista serio. Sì. Che emerge dai mughi. Dove siamo andati non lo so. Guardate che bello il pelo. Si è aperta una vista imbarazzante. Guardate che roba, abbiamo il Pelmo, Serafì, Sant'Elao, Bosco Nero, mi piace il Durando. Siamo su qualcosa che somiglia a una traccia adesso, che ricalca la dorsale. Si vede lì il Zirvoi e qui abbiamo un panorama eccezionale, bellissimo. Questa cresta prima di arrivare al Zirvoi è una figata, guardate che roba, c'è una vista bellissima, proprio vedi tanto, si vede pure la Gusera, che figata. Arrivati dopo tanta fatica in cima al Monte Zirvoi, questa dorsale ci ha fatto sudare parecchio, ma la vista davvero ripaga tantissimo, siamo in un posto davvero privilegiato. Ora dalla cima del Zirvoi qua inizieremo a scendere
fino ad arrivare giù alla casera, dove probabilmente pianteremo la tenda. Qui siamo nei pressi della casera, da qui non ci muoveremo oltre, metteremo qua in sta zona le tende, tanto il posto ce n'è. Guardate che bellissima vista sul Serva. Giornata fortunatissima questa. E ora è il momento della verità. Andiamo se a vedere troviamo se troviamo l'acqua ancora meglio. Infatti, andiamo a vedere se troviamo l'acqua. Casera è chiusa, mi raccomando, non fateci affidamento, e il tubo non c'è. Andiamo a fare due passi alla ricerca dell'acqua, vediamo se troviamo qualcosa. Comunque ne abbiamo a sufficienza. Siamo accanto alla casera e qui c'è una bellissima vista sulla conca di Caiada. Là sono le macchine. No. Vado a prendere la signora. Ecco, dai. Sì. Abemus! Dai. Oh, certo che ci ha portato su un sentiero che non c'era. Non è in grado di accendere i fiammiferi. No, ma sta imparando. Ah, ok. Ma ci usa come... Ok, ci sta. Aspetta. A tagliare. Ah, prova a dare il calcio. Dove hai tagliato? Tiralo. Sì, tanto. Allora, prenderai questo uno. Finalmente è arrivato il sole, è stata una notte un po' fresca. Ora facciamo tutti quanti colazione. Poi facciamo sulle robe. Thank you.
Bene, lasciato tutto come l'abbiamo trovato, ora iniziamo a scendere, andiamo giù verso Forcella Palughetta. Giornata bellissima. Il sentiero da qui scende inizialmente su pendio erboso, dopodiché ci porterà fino a lì, Forcella Palughetta, dalla quale inizieremo a scendere molto rapidamente verso Casera Palughetta. Siamo arrivati a Maiga Palughetta, abbiamo completato il nostro giro quasi, ora finiremo il tutto lungo la strada questa qua forestale, quindi non è necessario che vi mostri altro. Allora, facciamo due parole su questo anello. L'anello è un percorso abbastanza complicato perché si sviluppa in una sezione nella quale non c'è il sentiero. Quindi dire non fatelo sarebbe inutile perché l'abbiamo fatto. Però se avete intenzione di fare questo tipo di percorso andate con il materiale giusto e con le idee in ordine, ecco. E per quanto riguarda la discesa è lungo il sentiero classico per salire su al Zervoi, quindi comunque un percorso ben più agevole che ho preferito conservare appunto per la discesa, prevedendo gambe un po' più stanche e anche per velocizzare la cosa. Bene, anche questo video finisce qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Finalmente questa volta c'ero. Sì, vero, vero. Ciao.